Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Competition is Life. Dunque, quest'oggi vedrete il terzultimo episodio di Competition is Life. Il prossimo episodio uscirà a gennaio. Ragazzi, gennaio. Sono altri due episodi. Sono la fine del mondo, un sacco di catture e tanta azione. Sarà una gara a coppie veramente veramente speciale. Dunque mi raccomando ragazzi, per questo video lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque direi, via con il video. Comunicare. Anche a preparare ancora roba, ma no, va bene, parti. No, vai. No, parti. Prendi i voti. Ah, i 25 si attacca. Ah, ok. Sì, ma ok, opla. Vediamo un attimo. Io penso che la mia postura sia da Valerio. No, perché è tanto leggera, non ha un peso specifico molto alto. Io se no mettevo la palla. No, io mi sono dimenticato di prendere la terra, ero quasi tentato di tirar fuori una badilata da qua che è bella pesante. Ma io non dico per quello, dico proprio pesantezza. No, no, la mia lega. Non va giù. No, ma io dico proprio peso specifico, bisogna intervenire. Il ciego par fora di. Ora se lancio questa a qualcuno lo coppo. Ma quanto che lei incugna. Questa è l'ultima anche per me. Socio! Quanto manca? 3 minuti. Ok. Fine! Ho vinto! Op.
Vabbè, ma meglio così, eh. Cioè, vediamo. Vediamo come sta il 25, se ci voleva il 40. Ma io il 20 non ce l'avevo. Guarda come vola. Ci vuole 40, sì, 30-40. Mago, un pis? Non lingate. Mago, non lingate. Boh, dovrebbe girare forse sulle 10. Adesso bisogna trovare la mia pastura che è finita da Valerio. Ma qua non era tipo il fondo sporchissimo, o sbaglio io? Orco, aspetta. Oddio. Per questo io stavo aspettando. No. Fortuna che Michele diceva che qua si pescava di più. Sì, e che era ferma l'arco. Sì. Ma io non ho capito. Tutti abbiamo detto di pescare dall'altra parte. Perché abbiamo pescato di qua? E Tommy c'è. Zelobel. Sì, vabbè, però in passata. Sarà un cavaiano, un fiego. Cazzo, lì non l'aveva messa in profondità. Aspetta, deve mettere in profondità, mi. Ok. Non avevi messo a profondità sua canna fissa, mi. Vaffanculo, tutti canna fissa. Adesso Tommy vai ruba gente e prende. Allora tutti ruba gente. Sì, io ho un problema un pochino, little bit più grande. Che non riesco a stare in pesca. Secondo me Tommy ha messo 25 grammi sotto. Porca tra... a carpa. Madonna. Quella ieri a carpa. Ha spaccato no. L'ama, il cavetto. No. Sì, era un siluro o una carpa. Ieri era grossa. Porca troia, ce l'ho. È il mio. No. Questo è un cavetto. Oh, cazzo. Aspetta. Prima che rompa canna. Eh no, si rompe a canna, Dio. Sì. E il top 7 sarà da mezzo etto. Cristian, come vedi pro? Guarda che non era tanto semplice. Neanche per me. Tua. Vaffanculo! Brema de merda! Era mascio proprio! Ho guadine per sicurezza! Normalmente lo avrei salpato. Occhio, con calma. Dai che se nega. Sì, ma c'è tipo un'ora e mezza di ritardo. Due.
Ieri. Ma a tu visti che botte, Dio. Che postura hai, mano, quella? Questo lo va, questo lo va, questo lo va, lo va, lo va, lo va. No, ma va, è piccinisto qua. Prima aveva mamma. No, va là. No, va là. Prima aveva il suo mare. Basta che... A me basta che ti sia buon a prossima gara, che sei insieme. Dopo tutte le altre gare ti provo anche a far schifo, però... Mi basta la prossima.